Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, ossia la risurrezione di Lazzaro, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dissero: «Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera?» Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo. Gesù, dunque, non andava più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Era vicina la Pasqua dei giudei, e molti della regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù, e stando nel tempio dicevano tra loro: «Che ve ne pare? Non verrà alla festa?» Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Cari fratelli e sorelle, i toni messianici, splendidi, pieni di fiducia e di speranza della prima lettura del libro del profeta Ezechiele, dove il Signore dice che prenderà i figli di Israele dalle nazioni e li ricondurrà e darà loro un pastore e staranno al sicuro nelle sue mani, cosa che è ribadita dal Salmo che abbiamo pronunciato più volte, dal versetto del Salmo: il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Beh, questi toni ricchi di fiducia, pieni di speranza, fanno il paio al tono cupo e, oserei dire, terribile del Vangelo, dove siamo subito dopo la risurrezione di Lazzaro, che era morto, lo ricordiamo, da 4 giorni e già maleodorava, e che Gesù ha operato con una potenza incredibile, ha fatto aprire il sepolcro e ha detto: «Lazzaro, vieni fuori!» E quello si è alzato ed è venuto fuori, vivo, vivo. Dinanzi a questo segno, molti di coloro che stavano lì hanno creduto, altri non hanno voluto credere. E non solo non hanno voluto credere, sono andati da quelli che detenevano lì in Giudea più o meno il potere, era il Sinedrio, il sommo consiglio dei farisei, degli anziani, a cui partecipavano anche il sommo sacerdote di quell'anno, Caifa. E questi qui, piuttosto che riconoscere l'origine divina di questi segni incredibili, riconoscono i segni perché dicono: «Fa tutti questi segni, finiranno per credere tutti in lui». E invece di credere loro stessi in lui, adducendo una motivazione politica sopra quella religiosa, dicono: «Se lo lasciamo fare, sovvertirà il popolo e i romani per punirci distruggeranno il tempio, distruggeranno Gerusalemme». Bene, loro utilizzano pretestuosamente una motivazione politica che mettono al di sopra della religione, del fatto che lì hanno l'inviato di Dio. E poi, ma guardate l'ironia della provvidenza del Signore, finiscono per cadere esattamente in quel pretesto, perché di lì a pochi anni Gerusalemme e il Tempio saranno rasi al suolo, saranno rasi al suolo. E questo accade tutte le volte che gli uomini di chiesa e della politica osano mettere qualcosa al di sopra di Dio.
Qualunque sia il pretesto, qualunque sia il pretesto, qui c'è un pretesto politico. Noi tutti, cari fratelli e sorelle, in questo momento storico veramente devastante, veramente, veramente unico, in 2000 anni di storia non si è mai verificata una cosa del genere. È impedito al popolo di Dio di festeggiare la Pasqua. Di festeggiare la Pasqua, piccole, poche comunità, gli altri, ecco, voi in casa. È impedito. Perché? Perché vi è una pandemia, c'è un motivo sanitario. Bene, ecco, quando c'erano le pandemie nel passato, la prima cosa che si faceva, ci si rivolgeva al Signore, si facevano processioni, si impetravano penitenze pubbliche, si indicevano penitenze pubbliche. Oggi che cosa si fa? Tutti in casa, e non si fa culto al Signore, anzi, un parroco è stato colto, oh Signore, in fragranza di reato, perché faceva una processione da solo con la croce e con la mascherina, lo hanno multato, 400 euro. Questi pongono la scienza, la politica, sopra a Dio, ma riceveranno essi stessi riceveranno la ricompensa delle loro azioni, così come questi del Sinedrio. Così come questi del Sinedrio. Vedete, Dio si serve dei malvagi. E anche in questo caso, nel Sinedrio, lo abbiamo letto, si alza il sommo sacerdote, che si chiama Caifa. Caifa vuol dire, ci dice qualche autore, che vuol dire colui che rovescia con la bocca, colui che cerca sollecitamente la pietra. Caifas, Kefa, Kefa, Cefa, è pietra. Caifa e Kefa si richiamano l'uno all'altro. Kefa che cos'è? È il nome con cui Gesù ha chiamato Simone, che è diventato Pietro, perché su questa pietra edificherò la mia chiesa, dice il Signore. Caifa rovescia con la sua bocca il vomito della sua iniquità, della sua cattiveria, del suo odio. Però guardate che ironia. Il Signore, ci dice l'Evangelista, essendo lui il sommo pontefice di quell'anno, permette che profetizza, pur non volendo lui profetizzare. Insomma, il Signore si serve della bocca di costui, animato da iniquità, da odio, da veleno, come si servì nell'Antico Testamento, nel Libro dei Numeri, dell'asina di Balaam. Parlò l'angelo di Dio attraverso la bocca di un'asina, e in questa stessa maniera il Signore si serve anche dei cattivi, anche del sommo sacerdote Caifa, che vomitando tutto il suo odio contro nostro Signore Gesù Cristo non si accorge che sta pronunciando la sua sentenza di morte, e la sentenza di morte di quel sacerdozio che lui stesso rappresenta, perché sarà soppiantato dal vero sommo sacerdote Pietro, su cui il Signore edifica la sua chiesa. Tutti vogliono uccidere il Signore, vogliono uccidere Gesù, e non si rendono conto che fanno del male a loro stessi. Il Signore in questo modo si fa beffe della finta e presunta sapienza degli uomini, i quali resistono ai suoi lumi, i quali non vogliono ragionare, i quali non hanno fede, non vogliono credere, i quali mettono la fede sotto i piedi e sotto ogni altra cosa. Dunque, cari fratelli e sorelle, tutto concorre al raggiungimento dei fini che Dio ha stabilito. Vedete, il Signore, lo abbiamo già detto altre volte nei giorni scorsi, se avesse voluto, avrebbe potuto scegliere di redimerci in altra maniera. Eppure ha scelto il modo cruento. La causa di questo modo cruento, beh, diciamo così, in un modo prossimo, è l'odio proprio di questi stessi giudei che lo condannano a morte, che lo odiano. Lo odiano perché? Perché loro avevano un altro concetto di Messia. Perché Gesù non rappresentava il Messia della loro mente o delle loro voglie. Perché invece di gloria, di dominio e di sottomissione altrui, egli predicava dolcezza e umiltà. Invece che di guerra e di libertà, egli predicava pace, sottomissione, obbedienza, amore. Invece che di lusso e di piaceri smodati, il Signore predicava e raccomandava la purezza del cuore,
la purezza del corpo, la penitenza. In pratica costoro avrebbero dovuto rinunciare in una parola al loro status di privilegiati, perché tali erano. E noi, cari fratelli e sorelle, siamo esattamente come loro, quando rimaniamo attaccati a quelle passioni disordinate che ci dominano e delle quali noi siamo servi e che non vogliamo lasciare, impedendo al Signore di essere re veramente nell'anima nostra e nella vita nostra. Perché tante volte, troppe volte, pensiamo che dovendo seguire Gesù totalmente siamo costretti a rinunciare a qualcosa che effettivamente è in contrasto col Signore. Ma come diceva Benedetto XVI nella prima omelia del suo pontificato, niente, niente, niente di quanto rende l'uomo speciale, bello e felice in questo mondo si oppone a Gesù. Anzi, Gesù non ci toglie nulla, ma ci dà tutto. Quello che toglie Gesù è il dominio del peccato, è il dominio delle passioni disordinate, è il dominio del male nella nostra vita e per mezzo nostro in questo mondo che è tutto tenebre. Vedete, comincia qui, domani comincia la Settimana Santa. E come comincia la Settimana Santa? Con il Sinedrio che vuole mettere a morte Gesù. Fanno di tutto per metterlo a morte. E Gesù cosa fa? Si ritira, parleremo anche di questo ritiro. Si ritira. La cappa, dicevamo, si fa sempre più oscura e non è un po' come quella cappa che avvolge tutta la Chiesa in questo momento storico, cari fratelli e sorelle. Tutta la Chiesa in cui, come dicevamo poc'anzi, siamo impediti di dare culto pubblico a nostro Signore. Costretti e legati a questi mezzi che per carità ci permettono di entrare in tutte le case, ma non ci fanno stare vicini l'uno all'altro, ci impediscono di amministrare i sacramenti, mezzo principale di salvezza, ricordiamocelo, la confessione, la comunione, ci avviciniamo alla Pasqua e moltissimi saranno impediti di assolvere il precetto pasquale della confessione e della comunione, impossibilitati. Per carità, giustificati, perché nessuno è tenuto a fare ciò che è impossibile. Ma vedete come la religione è perseguitata. La prima cosa che è stata fatta, hanno chiuso tutte le chiese, hanno chiuso tutte le sante messe, le celebrazioni pubbliche. Primissima, che è al tabaccaio ci puoi andare e in chiesa devi trovare un altro pretesto per andare a fare una visita a Gesù. Perché se tu metti vado a visitare il Signore dei Signori, il Re dei Re, no. No. Non è un motivo ragionevole e necessario per questo Stato. Non è. E allora vedete il parallelo che si può creare e che dobbiamo creare in questo momento, cari fratelli e sorelle, in questo momento di una gravità storica unica tra Cristo, tra nostro Signore, che si avvia a vivere la Settimana Santa, e il suo corpo mistico, che siamo noi, la Chiesa, che si avvia alla sua Settimana Santa. Ci stiamo già in mezzo. Le tenebre si oscurano, l'aria si fa mefitica e tutto concorre contro la religione vera, contro nostro Signore, relegato a una faccenda privata, a una questione da tenere nel cassetto, ciascuno nella propria abitazione, se è possibile. Allora, come si prepara Gesù alla Settimana Santa e alla sua passione? Ecco come. Si ritira, si mette in ritiro. Dice proprio il Vangelo che Gesù si ritira con i suoi discepoli in un luogo vicino al deserto. Vicino al deserto. È il primo mezzo che Gesù adopera per prepararsi alla Pasqua. Perché? Perché i nemici volevano la sua morte, lo volevano uccidere. Allora lui si ritira. Ma anche i nostri nemici vogliono la nostra morte, e non la morte della vita prima, che è questa che viviamo qui, la morte eterna, la morte dell'anima. E allora non dobbiamo ignorare i malvagi disegni che formano contro di noi i nemici della nostra salvezza. Non ignoriamo quanto l'aria del mondo sia anticristiana, sia contraria a Dio, e questo è sotto gli occhi di tutti.
e quanto la dissipazione di certi affari, di certe occupazioni. Ora siamo costretti noi, cari fratelli e sorelle, in un certo modo al ritiro, perché siamo tutti chiusi e confinati nelle nostre case. E questa è un'opportunità. Gesù si ritira con i suoi discepoli e noi siamo ritirati nelle nostre case. Purtroppo però, in questo ritiro, mentre Gesù è ritirato con i suoi discepoli, noi al contrario nelle nostre case apriamo le finestre dell'inferno, facendo entrare nelle nostre case immagini, discorsi e questioni che non appartengono a Dio. Anzi, molto spesso buttiamo via le giornate senza aver pensato un minuto al Signore, avendo fatto di tutto fuorché pensando alle cose del Signore. Allora, cari fratelli e sorelle, adesso che siamo in casa e che siamo ritirati dal mondo in una certa maniera, beh, ritagliamoci uno spazio, un giorno al mese dedicato a Dio. Spegniamo il telefonino, spegniamo la televisione, stacchiamo internet, prendiamo la Sacra Scrittura, prendiamo il Vangelo e dedichiamolo al Signore. Il Signore parla nel silenzio. Ogni giorno dedicare qualche momento, una mezz'ora alla meditazione della parola di Dio, a ciò che ci vuole dire il Signore. Ripeto, il Signore parla nel silenzio. Infatti Gesù dove si ritira? Vicino al deserto. E anche noi dobbiamo farlo questo deserto. E per fare questo deserto dobbiamo tagliare tutti quei fili di supercomunicazione che ci sono stati proiettati addosso, perché è vero che ciascuno di noi sta chiuso dentro casa sua forzatamente, ma è anche vero che siamo invasi di notizie, di questioni, di messaggi, di gruppi, di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, di YouTube. Per carità, offrono anche cose buone, ma smettiamo di ascoltare quanto il mondo ha da dirci. Stacchiamo tutto e sentiamo ciò che Dio ha da dire al cuore di ciascuno di noi. E per farlo dobbiamo fare silenzio. Sia questo il primo più grande proposito per questa settimana santa che ci accingiamo a vivere. Una settimana santa unica nella storia della Chiesa. Una settimana santa unica nella storia della Chiesa. E allora, cari fratelli e sorelle, visto che è un momento unico nella storia della Chiesa, dobbiamo affrontarlo con serietà, con gravità, con dei propositi fermi. In questa settimana prepariamoci davvero, stiamo con Gesù, ritiriamoci con Lui, facciamo un po' di digiuno da tutte quelle cose che dicevo prima. Digiuniamo, stacchiamo i mezzi di comunicazione, se non per quelle cose buone come può essere la Santa Messa, come può essere qualche meditazione di tanto in tanto, ma notizie, questioni, a che giova se non ad alimentare di più la paura e spesso, nel migliore dei casi la paura, nel peggiore dei casi il desiderio di cose illecite. Ritiriamoci nel deserto. E voi dite, sì, parli bene tu, padre, come faccio io a ritirarmi nel deserto in 60 metri quadri di casa con 6 persone? Beh, quando si è per più persone, nelle comunità funziona così perlomeno, nelle nostre comunità, quando uno deve fare il ritiro, tutti gli altri si occupano di tutti gli altri servizi e permettono a colui che deve fare il ritiro, quel ritiro. Ci vuole cooperazione, ci vuole comunità vera nelle famiglie. Bisogna aiutarsi l'un con l'altro, bisogna cercare di ritagliarsi tutti questo spazio per andare direttamente al Signore. Allora, cari fratelli e sorelle, questo è un momento unico ed è un momento di gravità unica. Affrontiamolo con mezzi adeguati e prepariamoci come Gesù si è preparato, perché qui lo vogliono uccidere. Si ritira per affrontare la Pasqua. Ora se il parallelo regge, così come il Signore è passato per il Venerdì Santo, così è necessario che il suo corpo mistico, ciascuno di noi singolarmente, e forse tutti insieme, passiamo per il Venerdì Santo. Ma senza timore, abbiamo fiducia nel Signore, il quale si serve anche degli iniqui, si serve anche appunto dei malvagi per condurre al bene, ricordando ed essendo fermamente certi che
dopo il venerdì santo c'è infallibilmente la domenica di risurrezione. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.